Bene, la quinta startup di questa lunga giornata, la prima giornata in cui ci dedichiamo a raccontare le migliori startup italiane, a cui, come sapete, abbiamo lasciato il palco del Tech Talk, dovrebbe essere collegato con noi. Oggi è una giornata un po' trafelata, quindi in questo momento non lo vedo collegato. Dovrebbe essere Alessandro Bartolucci di BeSafe, però io vedo una sedia vuota, eh? Quindi in questo momento Alessandro, vediamo, io provo ad aggiungere, ma dovrei aggiungere una sedia vuota, speriamo di no. Esatto, Alessandro BeSafe Group in questo momento non c'è, ma speriamo che torni. E come così vi riepilogo quello che stiamo facendo. Da oggi il nostro spazio quotidiano per raccontare l'innovazione, la tecnologia e il futuro lo abbiamo dedicato alle startup italiane in vista dell'Italian Tech Week che si terrà a Torino il 23 e 24 settembre. Ospite d'onore, come probabilmente sapete tutti, è Elon Musk, che dialogherà con John Elkann. In quell'occasione c'erano alcune delle migliori startup italiane, ci saranno alcuni dei migliori investitori e delle migliori startup europee e americane. Quindi sarà davvero una grande occasione per raccontare il meglio dell'Italia, della tecnologia italiana e anche di quella appunto che fanno le startup. E quindi per celebrare questo appuntamento e per arrivare preparati, abbiamo pensato di collegarci, di offrire il palco alle startup che in questo anno hanno chiuso dei round di investimento, che è un po' un indicatore se sei riuscito anche in un anno così complicato a convincere gli investitori, se sei riuscito a stare sul mercato, se hai mostrato capacità di resilienza, evidentemente hai qualcosa, hai una marcia in più. Quindi abbiamo scelto di partire con queste startup. Io però non vedo più Alessandro, me lo sono perso, la sedia è vuota. Alessandro, se sei in collegamento, se qualcuno ti segue, collegati, ti stiamo aspettando al Tech Talk, ma vedo una sedia vuota nei tuoi uffici di Roma. Niente, succede. Oggi qualcosa doveva andare storto, del resto una giornata di ripresa dopo le vacanze. Niente, vedo gente che passa, ma rischia di diventare una specie di diretta surreale, perché ci avevo parlato un attimo prima di lanciare la diretta, ma evidentemente non ci siamo capiti con Alessandro Bartolucci di BeSafe. Nel caso chiudiamo questo collegamento, ne faremo un altro. Abbiamo ancora altre due startup per chiudere questa prima giornata. E quindi, nel caso, noi facciamo uno switch rapidissimo e casomai recupereremo Alessandro alla prima occasione utile. Niente. Deve esserci stato davvero un equivoco, perché poco prima di lanciare la diretta ci siamo parlati, ci siamo salutati e l'ho visto che si alzava. Ecco, sta tornando. Alessandro, mi hai fatto prendere un colpo. Stavo chiudendo il collegamento. Alessandro, Sì. noi siamo in diretta, mi hai fatto prendere un colpo. Parlavo con una sedia vuota. No, non ho idea, non ho parole. Mi hai detto aspetta un minuto, e allora Sì, ero ma un tranquillo. minuto. Va bene così, dai, non ti preoccupare, è andata bene così. E benvenuto, ben arrivato. Grazie, grazie mille, Riccardo. Siamo a Roma ancora. Sì, siamo a Roma. Qui io? Dove sono? Sì. Sì, sono a Roma, siamo in Alventur, nella nostra headquarter. Dove praticamente c'è la nostra azienda. BeSafe Senti, BeSafe che cos'è? in realtà è tanto, è tantissimo, nel senso che siamo partiti da un'esigenza molto reale che noi albergatori, io sono albergatore da 18 anni ormai, Famiglia di albergatori? no, No, proprio fatto da solo, scelta. totalmente da solo. Però hai detto da 18 anni sembri ancora giovanissimo. Quando hai cominciato? Iniziato, in realtà diciamo, nella mente sono nato imprenditore da sempre, già da piccolo. Sognavo di fare l'albergatore e la prima opportunità ce l'ho avuta dopo avermi messo un pochino di soldi da parte, sempre tramite delle soluzioni che mi inventavo, perché comunque la mia famiglia è una famiglia molto modesta. Ho aperto le mie prime quattro camere a Via Frattina, si chiamava Prestige Guest House, era una struttura molto piccolina. Dimmi il nome di come si chiamavano? Prestige Guest House è stata la mia prima, quattro camere. Nascevano nel 2005 i primi bed and breakfast, e quindi ecco, sono stato un precursore di quel tipo di strutture. Da lì ovviamente io ho improntato sempre le mie strutture attraverso l'innovazione,
era il core business di ogni, ed è stato il core business di ogni mia azienda. Quindi da lì abbiamo iniziato insieme a un socio a fare questa scalata bellissima di strutture anno dopo anno, fino a che poi in realtà noi, la nostra idea era quella di prendere strutture, svilupparle, portarle al massimo, al loro massimo, e poi venderle. In questo modo siamo riusciti a creare il nostro business. Quando nasce BeSafe? BeSafe Rate nasce 5 anni fa, in realtà non nasce per un business così come lo vedete adesso, dove più di 1000 strutture, adesso 1500 strutture in tutta Italia utilizzano la nostra tariffa BeSafe Rate e anche le più grandi catene. Nasce per un'esigenza: la tariffa non rimborsabile è stata sempre una tariffa un pochino piena di problemi, e siccome la tariffa non rimborsabile è una tariffa che fa bene a noi albergatori, prima che il turista, per una certezza di incasso, per avere più cash flow nella bassa stagione, però ovviamente ha delle limitazioni, certo. Ha delle limitazioni dove il turista, quando la sceglie, non ha la possibilità di modificare e di cancellare questa prenotazione. È andata. Non c'è Quindi speranza. Diciamo che nel nostro, in tutto quello che vendevamo, la percentuale di non rimborsabile era sempre molto bassa. E quindi io ho detto, devo migliorare questa soluzione. Quindi gli ho cambiato il nome nelle nostre strutture, non l'ho chiamata più non rimborsabile, not refundable, perché era già un nome a livello di marketing che non funziona, no? Dico, cavolo, come fai a comprare una non rimborsabile già pensando che nel nome stesso ti è una negazione? Certo. È come dire ad un negozio di qualsiasi genere scrivere non entrare a tuo rischio e pericolo. È la stessa identica cosa. E quindi io gli ho cambiato il nome, gli ho detto BeSafe Rate mi piace di più. È più figo come nome. Nella sostanza non volevo cambiare eventualmente la soluzione prepagamento, perché è quella che volevo puntare, almeno di una parte, di un 30%, di un 50%, per assicurarmi quello che in realtà il turista deve essere certo di avermi scelto, come quando vai a comprare un biglietto di un aereo, non ti crei il problema di pagare al checkout a quando vai a prendere le valigie e quando hai finito il viaggio, te lo compri sempre prima e non ti crei proprio il problema. Invece le OTA, le online travel agency, like Booking.com, Expedia e tutte quelle che ci aiutano a vendere le nostre tariffe, i nostri alberghi, altrimenti senza di loro non venderemmo nulla, parliamoci chiaro, è la nostra vetrina, però spingono alla flex, alla tariffa più flex possibile del mondo, no? Quindi dove il cliente fondamentalmente prenota adesso e poi se arrivi o non arrivi, a me OTA non mi interessa nulla. È fattore dell'albergatore, se poi all'ultimo giorno cancelli, tanto so che se cancelli all'Hotel Miramare mi scegli il giorno stesso perché c'è una promozione all'ultimo giorno un altro hotel. Però l'Hotel Miramare che ti ha preparato la stanza, te l'ha tenuta libera per te, te l'ha infiocchettata, una stanza che poi non ha un bene che poi la puoi rimettere in vendita. Noi siamo soggetti al tempo, no? Quindi certo. Quando tu ridai indietro un paio di scarpe che non ti stanno, il commerciante le rivende tranquillamente. Io una camera, dal momento che sono soggetta al tempo, non la rivendo. Il tempo non la rivendi più. L'ho persa. Quindi diciamo che io volevo creare un prodotto che mi desse più certezza di incasso. L'ho creato, ovviamente come la crei? Cercando di abbellirla nel miglior modo possibile. Come poterla abbellire se non dare al turista la possibilità di poter cancellare, per motivi ovviamente giusti, riavendo i soldi indietro, ma non sono un albergatore che li devo ridare indietro, ma una compagnia assicurativa. Ovviamente le compagnie assicurative erano molto impaurite di questo. Io sono stato un po' un precursore, perché in realtà l'assicurazione sul package, volo più hotel, esiste da una vita. Tour operator ci hanno fatto veramente grandissimi affari sull'assicurazione nel viaggio, anche facendoci un markup. Ma sull'albergo singolo, sul sito diretto dell'hotel, non c'è mai stato nessuno. Ma non dico solo in Italia, dico proprio nel mondo. Non esisteva e non esiste, adesso stanno nascendo dopo che l'ho spinta 5 anni fa e poi siamo usciti attraverso una soluzione per tutti circa 3 anni fa,
Adesso stanno nascendo delle soluzioni molto simili, però diretti, verticali, sul sito di Trip dell'hotel. Voi siete stati tra i primi nel mondo a proporre questo tipo di servizio? Sul sito diretto assolutamente sì, non ne ho dubbi, anche perché poi Senti, ovviamente... Tu prima mi hai raccontato della tua partenza con le quattro camere a Via Frattina. Sì. E la passione per il settore alberghiero, l'hotellerie. Sì. Non ti manca qualcosa di quel fatto romantico, tra virgolette, di gestire le stanze, di curarle, come mi raccontavi, di infiocchettarle, rispetto adesso che di fatto no, offri dei servizi a alberghi e turisti perché possono comprare meglio? Non l'ho mai lasciato quel mondo, Riccardo. Cioè, io adesso ho tre strutture alberghiere, ci siamo spostati su una categoria luxury. Ovviamente io ho un modus che ho trasferito ai direttori di vendita delle mie strutture, quindi fondamentalmente facciamo... Quindi tu hai ancora i tre alberghi adesso invece? Sì. Quindi quella parte lì... Venduti, ripresi, e adesso so dove stare in questo momento storico, e quindi so esattamente... Senti, ma hai deciso di scommettere tutto su BeSafe? Ho proprio lasciato... Allora, come dicevo, ho creato un mondo che va avanti da solo... ci facciamo una volta al mese una chiacchierata su cosa, come va, come non va. Ho delle persone di fiducia, e questo è anche essere un bravo imprenditore, prendere persone certo. Che possono fare quello che tu non riesci a fare. Questa è stata una delle mie priorità, ovviamente, dopo aver creato più aziende. Io sono al 100% su BeSafe. Mia moglie, se ti dico 100%, forse mi dice 1000%, e infatti non ho più neanche una famiglia, praticamente. Quindi se fai questa domanda a mia moglie, ti dice, vabbè, ciao, non ho più un marito. Sì. Sì. Senti, round investimento? Ne abbiamo fatto uno molto importante a novembre dell'altro anno. Siamo stati veramente... soddisfatti per un motivo, perché abbiamo chiesto un NID di circa 380k, avendo studiato, avendo fatto l'accelerazione in Alventure, che è una startup factory, sì, una delle migliori in Europa, e quindi insomma ci hanno insegnato veramente tanto. In 5 mesi ho fatto come un master di 5 anni, devo dire la verità, è stato fantastico, anche se io comunque da imprenditore già gestivo, ho gestito e gestisco 30-40 dipendenti, adesso che ne ho altri 20 qui, ho capito che non avevo capito nulla su come accelerare, scalare, il modus, il metodo che danno qui ovviamente è totalmente diverso da come impronti un'impresa normale, che ha uno sviluppo molto, se vogliamo, lento, no? Anche se certo. Ho corso lo stesso, ma qui stiamo parlando di 3 mesi, 5 mesi. Tu devi avere dei risultati che magari con un'azienda normale ne hai con 3-4 anni, 5 anni. Vale, sono contento per i miei amici Capello e Magnifico che gestiscono il venture. E, sì. Te la senti di fare questo pitch, di raccontarci il tuo sogno in circa 3 minuti? Va bene, certo. Pronti? Certo, allora, ecco voi, Alessandro Bartolucci, BeSafe Group. Ciao, sono Alessandro Bartolucci e sono il CEO di BeSafe Group. BeSafe Group cos'è? BeSafe Group nasce circa 3 anni fa, è un'azienda insurtech, adesso spostata anche sul fintech, che crea soluzioni per il mondo alberghiero. Oggi come è nata BeSafe Freight? In realtà è nata perché sono un albergatore da circa 18 anni, avevo l'esigenza di poter migliorare e sfruttare al meglio alcune tariffe che potevano essere in qualche modo soggetta a delle problematiche legate a rimborsi coatti o a soluzioni che in realtà non davano quel frutto che potevano dare all'albergatore. Quindi la tariffa non rimborsabile ovviamente ha delle problematiche intrinseche che hanno sempre dato un basso rilievo ai nostri incassi. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questa tariffa, l'abbiamo abbellita con un'assicurazione inclusa all'interno di questa tariffa, e l'abbiamo abbiamo cambiato il nome, non l'abbiamo chiamata non rimborsabile, ma l'abbiamo chiamata Safe Freight. Questo per le nostre strutture. Da qui che cosa è successo? È nato una cosa bellissima, perché tutti i miei colleghi cercavano di capire cosa fosse questa tariffa. Io che ho cercato di semplificare tutti i processi, ho creato un software che in questo momento che cos'è? È una connessione tra le compagnie assicurative e i software degli alberghi, quelli che utilizzano il check-in online.
In questo caso, questo software che cosa fa? Semplifica tutti i processi. Il turista va sul sito diretto dell'hotel, sceglie la tariffa B-Safe Rate e nello stesso momento che la sceglie, nello stesso giorno, viene coperto da un'assicurazione perché il nostro software filtra la prenotazione e la invia alla compagnia assicurativa. Ovviamente noi siamo quindi la chiave per entrare negli hotel diretti per le compagnie assicurative. In questo momento quindi questo software sta avendo una scalata importantissima, abbiamo più di 1500 strutture alberghiere che stanno utilizzando questa soluzione. L'abbiamo ovviamente sviluppata prima dell'emergenza Covid, in questo caso dopo l'emergenza Covid questo tipo di soluzioni ha avuto molto risalto. Perché? Perché ovviamente oggi come oggi un turista che vuole venire nella nostra città, nel nostro albergo, ha necessità di una sicurezza di rimborso, ha la necessità di un prolungamento del viaggio per eventuale quarantena, ha tantissime esigenze che oggi come oggi sappiamo benissimo non saranno più le esigenze di una volta. Il nostro mondo, il mondo del travel, è cambiato e cambierà ovviamente. Dobbiamo essere a pari con i tempi e cercare di trovare queste soluzioni per poter migliorare le vendite dei nostri alberghi. Quindi ad oggi la società vanta 25 dipendenti, abbiamo dei reparti che seguono l'albergo dalla A alla Z, dal reparto IT, reparto marketing, reparto di sales che segue il cliente, il B2B, quindi l'albergatore, a vendere nel miglior modo possibile la tariffa, e quindi abbiamo un servizio totalmente completo. Perché conosciamo il nostro mondo, conosciamo il 90% dei nostri dipendenti che vengono dal mondo alberghiero. Oggi stiamo in uno sviluppo importante e imponente perché abbiamo fatto, come abbiamo detto, una raccolta importante di circa 500.000 a novembre del 2020. Adesso andiamo a fare un altro fundraising di circa 3 milioni per poterci sviluppare nelle altre country. Abbiamo iniziato con la Spagna, siamo felici di essere arrivati anche in una nazione come la Spagna, che è molto vicina all'Italia, ma la nostra prerogativa è quella di arrivare in Francia, in Germania, in Inghilterra e in Olanda entro il 2022. La nostra società ha creato anche altre soluzioni, quindi la nostra intenzione è quella di avere un ombrello con tutti i servizi verticali sul mondo alberghiero. BeSafePay è un'altra soluzione, quindi ci spostiamo sul fintech, un gateway di pagamento elettronico che è compliant con la BSD2. Sono un esperto sulla BSD2, sulle carte di credito e sulle frodi e sulle carte di credito, e proprio per questo abbiamo creato questo software che sarà praticamente all'interno della suite, dove tutti gli alberghi potranno utilizzare BeSafeRate per rendere sicure le proprie prenotazioni, BeSafePay per poter gestire gateway di pagamento elettronico e quindi il pagamento attraverso un riconoscimento a doppio fattore. Ci aspettiamo di sviluppare queste soluzioni nel miglior modo possibile, perché il nostro obiettivo è quello di avere tutti i servizi top all'interno di questa suite per il mondo alberghiero. Alessandro, grazie. Sei stato appena sopra i tuoi 3 minuti, ma diciamo che con un paio di piani grazie in più di ascensore riuscivi a convincere il tuo investitore. In bocca al lupo allora anche per il round da 3 milioni a cui hai accennato, che immagino chiuderai nell'anno, spero. Sì, ultimo quarter 2021, stiamo parlando ovviamente con i nostri investitori, CDP certo. E Adventure in primis. Bene, allora in bocca al lupo per tutto, grazie Alessandro. Grazie Riccardo, grazie a tutti. Ciao.